Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di Stealth Symphony. Eccolo qua, vi mostro la copertina, quindi cominciamo subito col video. Sayonara. Stealth Symphony, manga edito in Italia dalla Goen, storia di Ryogo Narita e i disegni di Yoichi Amano. Allora ragazzi, abbiamo una sovracopertina in questo caso, che reputo quasi abbastanza inutile perché è identica alla copertina, wow! Sia la copertina che il retrocopertina sono praticamente uguali a quella che è la nostra sovracopertina, con aletta però particolarmente, quindi magari nelle alette andremo a trovare qualcosa di carino che ci presenterà il manga. Io però vi mostro, da questa parte abbiamo l'autore e il disegnatore che comunque ci vengono presentati o ci viene detto qualcosa da loro, e invece nella retrocopertina, che è una cosa molto simpatica, c'è il presidente dell'organizzazione che poi andremo a conoscere all'interno del manga stesso. Ma partiamo da quello che c'è scritto nelle alette e poi andiamo nella retrocopertina. Ryogo Narita ci dice: grazie mille per aver preso in mano questo manga, dato che di solito scrivo romanzi, grazie a questo lavoro ho potuto fare un sacco di nuove esperienze. Voglio accumulare una dopo l'altra mettendocela tutta in modo da poterla sfruttare in futuro. La mia eterna gratitudine va ad Amano, che è riuscito a trasformare quello che scrivevo attraverso i suoi bellissimi disegni in una storia adatta a un manga. Invece dall'altra parte Yoichi Amano scrive: quando mi è stato assegnato l'incarico eccezionale di trasformare in un manga la storia del maestro Narita, ho tremato per la paura alla sola idea. Invece, incontrandolo direttamente, questi si è dimostrato una persona affidabile e diretta, che ha gradito dal profondo del cuore i miei storyboard e il mio stile di disegno. Io, che di solito vengo costantemente tormentato dai responsabili delle case editrici, mi sono dedicato anima e corpo al manoscritto, tremando per la commozione. Se potessi comunicare almeno un po' di questa passione attraverso il mio lavoro, ne sarei felice. Allora, una volta detto questo, quindi una volta aver letto le prime due cose che ci fanno anche un po' tenerezza, andiamo a leggere quello che è la presentazione del manga. La città di Jimbo è una metropoli immensa dove vivono insieme elfi, nani e ogni genere di razza diversa. All'interno della V&V, la più quotata società di vigilanti della città, si distingue una persona in particolare. Il suo nome è Troma Yabusame. Ama lavorare secondo le regole e non sa leggere tra le righe. Sarà lui l'uomo invisibile? Beh, ci viene subito presentato questa cosa, quindi non penso che sia tanto una domanda che andremo a scoprire qua nel terzo manga, terzo volume, che è l'ultimo, perché ragazzi dovete sapere che questo è il primo di tre. Il prezzo di copertina, non l'ho detto, vi chiedo scusa, è di 4,95€ per quanto riguarda questo primo volume, e ci tocca un po' parlare del manga, finalmente. Partiamo dallo stile di disegno, come al solito. Allora, lo stile di disegno, che devo dire non è male. Ragazzi, guardate qua, per esempio, questa è la scena di una festa, comunque di un qualcosa dove c'è un bel po' di gente. Non è male, molto carino, lineare, semplice, sempre senza troppi affollamenti, che è una cosa per me alquanto importante, perché riuscire a capire cosa c'è disegnato all'interno delle tavole, beh, penso sia la base per poter leggere un manga. Non ci sono tavole a colori per quanto riguarda la prima parte, ma troviamo una tavola degna di presentazione. Secondo me, se questa fosse stata a colori, cara Goen, poteva valere un bel po' di più. Ma va bene, sono scelte poi stilistiche. Questo invece per quanto riguarda un po' i maschietti, quindi qua ci si può rifare un po' gli occhi, ma ragazzi, non c'è niente di ecce, non c'è niente che ricorda la fanservice. Proseguendo invece abbiamo la caratterizzazione dei personaggi. A me fa ridere perché praticamente il nostro protagonista è un uomo invisibile, ci viene mostrato più di una volta però nella sua forma originale e in quella, possiamo dire, che misteriosamente andremo a scoprire dopo, grazie a dei liquidi, quindi non lo vedremo mai totalmente disegnato, ma lo vedremo sempre disegnato tramite acqua o qualche altra cosa che sarà accaduta e l'avrà coinvolto pienamente. Ora, quindi questo potrebbe essere anche una furbata. Per quanto riguarda sempre la caratterizzazione dei personaggi, vi ho fatto vedere il Supiker, eccola qua, una delle nostre, non dico protagoniste, ma dei nostri personaggi che vedremo più volte ripetute all'interno di questo primo volume, e ci saranno presentati anche i primi 5 eroi di questa agenzia, perché dovete sapere che questa cosa mi fa ridere, perché qua finalmente possiamo parlarne, parliamo dello sviluppo della trama. A mio avviso è un po' una presa in giro per altri
Mango per altre storie. Anche qui c'è una classifica dei primi 5 eroi più quotati di questa agenzia, che dopo diventeranno 10 perché il nostro protagonista sarà andato fuori da questi 5 e quindi ben penserà di far allungare la classifica ai primi 10. Quindi ci sono varie cose che ci fanno sorridere. C'è l'attaccamento al denaro del presidente, che è un goblin. In questo caso, quello che si sa di solito nel mondo fantasy viene trasportato in questo mondo, dove in questa città, dove appunto vivono diverse forme di vita, non solo gli uomini, elfi, non posso dire tanto, vediamo cosa c'era scritto, solo elfi, quindi non vi voglio svelare altre cose, potrebbero dire orchi, vampiri, queste cose sì, quindi un po' tutto il fantasy messo in questa città. E potrebbe essere anche carina l'idea, è anche bella l'idea, vabbè, ripetuta, ma sotto questo aspetto, a mio avviso, divertente, perché viene preso in giro un po' il modus operandi che si sta avendo generalmente nei manga, specialmente per quanto riguarda gli eroi. Quindi è un modo diverso di vedere l'eroe, mettiamolo così. Perché? Perché anche nelle associazioni dei cattivi, tipo la Gilda degli Assassini, uno dei pilastri di questa gilda non è cattivo. E qui ci sono, secondo me, anche un punto di riferimento, perché come fa una gilda di assassini a vivere in una città e non essere arrestata tutti, se poi si conosce chi è il presidente e chi sono gli altri? E qui c'è una cosa che secondo me fa riflettere in modo simpatico, ma fa riflettere. Non vi voglio, ragazzi, spoilerare le cose, però questi sono i personaggi, come vi ho già detto prima. Quindi, per quanto mi riguarda, guardate bene questo qua. A mio avviso è un chiaro riferimento a Ninja. Uno dei gamers più forti al mondo, uno degli streamer più forti al mondo, conosciutissimo, basta vedere che, vabbè, è un ninja e i capelli azzurri, sembra proprio il suo avatar sotto questo aspetto. Basterebbe un attimo togliergli il vestitino viola, farglielo azzurro, blu, e siamo a posto. Quindi, per quanto riguarda questa parte, lo sviluppo è anche simpatico. Peccato che io mi sia addormentato due volte mentre lo leggevo. Ebbene sì, è pesante, ragazzi, è pesante. Poteva essere molto più leggero, perché come storia, come trama, poteva essere molto più leggero, e invece no. Anche lo stesso autore dice che lui, da parte sua, rispetto alla prima scrittura, ha dovuto alleggerirlo, doveva in realtà essere un one shot, e forse ci stava pure in un one shot, ma pensare che ne siano tre, io penso mi fermerò al primo. Cosa strana, perché per esempio per Rohiro, che comunque non mi sta facendo impazzire per quanto riguarda il secondo volume, essendo 6 li proseguirò, questo uno, e dico, oddio, il secondo non so se riuscirò mai a reggerlo nella mia vita oppure no, quindi al momento lo tengo lì in disparte. Ho detto già, ragazzi, mi dispiace, ma non andrò avanti. Quindi, se vi piacciono i supereroi, se vi piace un po' questa cosa particolare delle classifiche varie ed eventuali, potete anche provare a leggerlo, è simpatico. Ma vi ho già detto cosa mi ha suscitato, veramente. Quindi mi dispiace, perché c'ero andato con molto entusiasmo, volevo leggerlo, volevo capire di cosa si trattasse, ma in verità, per quanto siano interessanti i personaggi, perché questa è una cosa che purtroppo cozza, i personaggi sono interessanti, la storia potrebbe essere interessante, ma a mio avviso troppo appesantita da dialoghi, anche delle volte inutili. Quindi si poteva un po' tagliare sui dialoghi e far sì che la storia fosse più fluibile, cosa che in realtà non è, perché si perde tanto tempo nelle varie pagine e a un certo punto basta, dici che pacchia, volevo finire veramente velocemente, perché non c'era, ho detto oddio, non voglio stopparlo a metà, a tre quarti, perché mi sembra esagerato stoppare un manga a metà, a tre quarti, lo leggerò tutto, ma quella che è stata l'impressione da metà praticamente si è portata avanti per tutto il resto del volume. Quindi mi dispiace, ragazzi, questa è la mia idea per quanto riguarda Stealth Symphony. Voi ovviamente siete liberi di fare quello che volete, siete liberi comunque di leggere il primo volume e di dirmi la vostra qui sotto nei commenti, se l'avete letto, se non l'avete letto, se lo leggerete, qualsiasi cosa a proposito di Stealth Symphony. Poi ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto, qua sotto, semplicissimo, spolliciate, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. La cosa bella è che come spettatori unici siamo in tanti, ragazzi, e come iscritti siamo a un terzo, quindi perché non iscrivervi? Se già avete visto il video, fatelo, mi raccomando, non dimenticatevi. E allora vi devo ricordare, come al solito mi stavo perdendo nelle varie cose, che siamo anche sull'altro canale, come Carmine Luffy 90, Facebook Carmine Luffy Migliaro e Instagram Carmine Luffy, quindi seguitemi ovunque se vi fa piacere, io vi aspetto. Come solito siamo arrivati alla fine, grazie mille per essere arrivati fino a questo punto del video, grazie come sempre per il supporto, io vi saluto ovviamente dicendo sayonara!